perché questa è molto rigida dietro, essendo un tallone in carbonio, però già ha una caratteristica, il retrotreno è estremamente reattivo, ti aspetti lo scarto da un momento all'altro. Il biammortizzato. Questa è estremamente reattiva. Se tu provi qualsiasi giante in carbonio, è di una reattività pazzesca perché ha una rigidità da bici da corsa dietro. Cosa che non ha la Cannondale, perché la Cannondale in carbonio dietro è abbastanza elastica. È proprio un sistema di ammortizzazione. Questo invece è massima rigidità. Infatti vedi com'è la sezione rettangolare del tubo. È fatta apposta per dargli una rigidità estrema, molto precisa. Sull'asfalto liscio, questa gli metti le ruote di una bici da strada e sembra che hai sotto veramente una bici da strada, a parte il peso in più. Le papille. Tutto, completamente prosciutto. Minghia. Aggiavigliata io. Mi sto riprendendo, questa la mettiamo su Facebook. Cazzo, oggi perde pezzi. Controlla se c'hai tutto attaccato, braccia, gambe, sì. Sai che a certo punto, stavo salendo e mi sono trovato in un crono che mi segnava 666 di altitudine, 66 di... I numeri del diavolo. Ti giuro di una paura. Cazzo, devo fare attenzione, poi se mi succede qualche cosa. Beh, dopo nemmeno un chilometro, non credo. Io non credo a più, sento parere che un po' queste cose ti condizionano e poi dalla cena. Sì. Ti condiziona, tu vedi quella cosa lì, ti condiziona la paura, cioè ti porta a paura, la paura ti porta a sbagliare. Vero. Poi ha fatto un altro 666 e ha fatto la cosa. Figlio, te non è possibile, tu che c'è una allucinazione. Con un po' a destra e sgancio a sinistra, invece sgancio a destra, quando sgancio a destra, riesco a sgancciare. Io ce li ho gli agganci a casa e rimangono a casa. No, quando ci metto le ruote per fare asfalto, allora gli metto gli agganci. No, vabbè, non li voglio, su terra non li voglio. Sì. Tutta la salita, comunque è molto bello, è una bella escursione questa. E tecnicamente è valido. Sì. Thank you.
fai il divieto qua. È un divieto, siamo contro mano. Sì, per non dare nell'occhio, già, sì, perché poi l'ostentazione fa sempre volgarità, no? Che culo! No, tu dai, c'erano vero, si muove. Gran culo. Non ci avrei giurato. Io ho capito che una volta ho lasciato sulla bandierina alla solitudine, lì sulla piazza della chiesa. C'eravamo fermati lì, io con gli occhi alla
che in casa. E io già. Io ci sono la macchina, cazzo, prendo l'auto io. Sta cosa che ho trovato. C'è la macchina. C'è una garaggetta lì. Dice che culo. Manco a farla apposta, stanotte ho fatto un sogno di merda. Mi ha prestato la bicicletta mio fratello Enrico, no? Cioè una bicicletta da oltre 10.000 euro, non so se mi sono spiegato. Al top di gamma. Mi rubano la bicicletta. Minchia! E io, cazzo, proprio adesso che non ho manco lavoro, come cazzo faccio a ricomprargliela? Cioè, nella merda più disperata. Sei disperato? Sì, però me ne sono fatto uno col pedale della bici qua, guarda che bello questo. Questo è di oggi, eh. Va bene, dai. Montandola. Mettendolo evidentemente toccava qualcosa. Porca troia, si è girato qualche pedale, qualcosa è successo.